Ciao, io sono Alexia e sono cofondatrice del collettivo ZAN. Buongiorno, io sono Agnesa e sono cofondatrice di questo collettivo insieme ad Alexia. ZAN Collective è nato come collettivo a Padova, è composto da giovani albanesi o di seconda generazione oppure immigrati più recentemente. Ed è nato, diciamo, dall'esigenza di creare uno spazio per la diaspora albanese, per i giovani albanesi appunto che vivono in Italia, perché appunto da anni ci siamo sentiti marginalizzati, esclusi da molti spazi. L'obiettivo principale era quello di creare la nostra narrazione, una narrazione dal basso della comunità albanese, dei giovani albanesi e di valorizzare la nostra cultura, le nostre radici. Ha un significato Zane Collective? Sì, ha un significato. Zan nella lingua albanese è una figura mitologica. Sono delle fate, ecco, e appunto le Zan sono queste figure, diciamo, che riprendono le varie credenze illiriche che c'erano nella nostra regione, appunto, ai tempi degli illiri, quindi prima di qualsiasi occupazione, prima dell'impero ottomano, prima di quello romano. Sono delle figure femminili che appunto hanno dato energia e potere ai vari eroi albanesi. Zana sono presenti ovunque nelle varie storie, sono sempre menzionate, appunto sono figure che danno potere e danno energia a chiunque. Abbiamo organizzato eventi culturali, abbiamo anche organizzato eventi per discutere della nostra identità come persone migranti, sia perché veniamo da famiglie migranti, sia perché abbiamo noi migrato personalmente in Italia. Ovviamente poi si è espanso perché tutto politico. E ultimamente, appunto, abbiamo deciso di far sentire la nostra voce, soprattutto riguardo a ciò che sta succedendo con l'accordo tra Italia e Albania. Cosa ne pensate di questo accordo? Innanzitutto, non c'è chiarezza all'interno di questo accordo. E in secondo luogo, riteniamo che ci siano delle basi neocolonialiste che appunto noi come collettività rifiutiamo, perché appunto l'ultima volta che l'Italia ha esercitato una giurisdizione in Albania è stato quando è stata occupata dai fascisti, quindi sotto il governo di Mussolini, sotto il regime di Mussolini, che riguarda appunto l'occupazione di un territorio che è quello di Shengjin, che è quello di Jiader, dove verranno edificati questi centri. Questi centri è vietato l'accesso a qualsiasi autorità albanese, e quindi questo ci fa pensare che questi centri siano intesi come un prolungamento di una regione italiana. Quindi è proprio qua che vediamo queste basi neocolonialiste dell'Italia. E appunto, se pensiamo al passato che abbiamo avuto con l'Italia, questa ne è una conferma. Come si spiega il consenso del governo albanese a questo accordo che sembra non fare esattamente gli interessi di uno Stato sovrano, no? Ovviamente non siamo rimasti molto stupiti da ciò che Edirama ha fatto, perché già fino all'anno scorso, insomma, stava facendo vari accordi legati a accordi migratori con il Regno Unito, che ha portato a un cambiamento della legislazione, che ha messo a rischio le vite di molti richiedenti asilo albanesi che attraversavano la Manica da Calais in Inghilterra. Quindi non ci stupiamo più di niente delle decisioni che appunto Edirama ha preso, però appunto siamo rimaste molto ferite in un certo senso, e siamo molto arrabbiate dalle sue parole. Quello che Edirama, il ministro Edirama, ha affermato è stato anche che appunto noi dobbiamo aiutare l'Italia, perché l'Italia negli anni 90 ha accolto noi, come figlia di un immigrato rifugiato che è venuto in Italia negli anni 90 sui barconi. Ecco, non mi sento di sentirmi indebitata all'Italia, perché quando la nave Vlora è arrivata c'erano circa 20.000 immigrati albanesi, e 17.000 di loro sono stati rimpatriati con l'inganno. Quindi ecco, c'è stata tutta quella scena mediatica che ha dipinto l'Italia come un paese che ha accolto, ma in realtà dietro stavano succedendo altre cose. Per poi anche ricordare come
i richiedenti asilo albanese ai tempi erano stati chiusi nello stadio Vittoria di Bari, che venne chiamato poi Lager 1991, e appunto ricevevano cibo e altre acqua dagli aeroplani. Quindi ecco, non è stato proprio un trattamento umano, e ci sono stati molti episodi di xenofobia che appunto ci hanno portato poi anche molto spesso a negare la nostra identità. Quindi ecco, questo non ci sentiamo in debito di niente, e ovviamente sappiamo bene che dietro a queste affermazioni si nasconde tutta una strategia per accelerare il processo all'interno dell'Unione Europea dell'Albania, dell'entrata dell'Albania. È stato affermato anche da Giorgia Meloni, la quale in un'intervista appunto ha detto che l'Albania, nonostante non sia un paese dell'Unione Europea, si sta comportando come tale, aiutando l'Italia, e come dicevo prima anche la base neocoloniale è molto molto evidente. Si è posta subito la questione della legittimità costituzionale in Albania, e che però la Corte Costituzionale invece ha dato il suo ok. So che questa mozione, diciamo, questo dubbio è stato posto in particolare dall'opposizione di destra, ma so, grazie anche al vostro contributo, che ci sono state, che ci sono delle realtà che si sono mosse, che hanno manifestato pubblicamente e messo in atto delle iniziative. Potete raccontarci un po' di queste iniziative dal basso che si sono create? Sì, innanzitutto vorrei anche dire che noi effettivamente non siamo schierate politicamente in Albania con nessuna delle due parti, che sia la maggioranza o tutti gli altri partiti. E comunque, detto questo, appunto, a parte l'opposizione che c'è stata nel Parlamento, ci sono stati creati altri movimenti, altri gruppi, ma anche già esistenti, che hanno iniziato a schierarsi contro questo accordo già appunto prima che si confermasse, e questo accordo è stato molto inaspettato per tutti, quindi, e non si aspettava neanche che si approvasse così velocemente, ovviamente, e quindi ha colto un po' impreparati anche gli attivisti, diversi attivisti e attiviste in Albania, e però comunque si sono mossi e continuano a muoversi tramite sia manifestazioni in piazza, ma anche online, e facendo attivismo anche online e spargendo la voce contro questo accordo. Volevo sottolineare il fatto che ci sono gruppi come il gruppo ATA, ci sono attivisti, ci sono giornalisti, ci sono gruppi e collettivi che appunto si stanno unendo sempre di più, e quindi sì, questo appunto fa capire che questo accordo non va bene né a noi della diaspora, né a coloro che appunto vivono e stanno in Albania, soprattutto a persone che vivono nelle zone in cui questi centri appunto verranno edificati. In merito alla vostra adesione alla manifestazione del 6 aprile contro i CPR e l'apertura di nuove strutture, e volevo chiedere da cosa appunto è stata motivata la vostra adesione. Noi veniamo da famiglie con background migratorio, siamo stati migranti, abbiamo cugini che tuttora migrano, sono stati nei detention center, che sono stati nei CPR, che sono stati in vari centri di accoglienza, e quindi diciamo che queste storie appunto sono molto familiari. Sappiamo bene cosa succede all'interno di questi centri, sappiamo anche molto bene cosa succede all'interno dei CPR, e come collettivo appunto siamo contro ai CPR, e siamo contro ai CPR in Italia, siamo contro ai CPR e i detention center in qualsiasi luogo in Europa. Quindi ovviamente noi il 6 di aprile saremo presenti a Milano e vogliamo appunto anche portare la nostra voce lì, e farci sentire appunto come comunità. Non vogliamo l'apertura di CPR in Albania, e chiediamo anche la chiusura dei CPR in Italia.